Ben ritrovati, Trappola ribassista per il Bund. Andiamo a vedere che cosa è successo. È bello difficile, guardate, è ostico il mercato, guardate. Leviamo il book, così abbiamo più a favore telefavore schermo. Scende, sembra un 1-2-3 ribassista al termine di un movimento rialzista, quindi pulito. Invece il mercato può a forza i minimi degli ultimi 15 minuti. Invece adesso praticamente la situazione si è ribaltata, completamente ribaltata dall'altro lato, addirittura sta forzando i massimi in questo momento a 128,78 di Bund. Vediamo se ce la fa in questo momento. Seguiamo, c'è una posizione da seguire direttamente da Bucco. Guarda, 128,78, 430 i contratti. Volumi sostanziosi da Bund, difficili in questo momento ancora. Il TMS 128,78, guarda, sta provando a forzare i massimi battuti alle 14,45 in questo momento sul mercato. Siamo a 128,78 ancora, però non riesce, continua a caricare in denaro il mercato. Angelo, non riesco a vedere il time and sales su questa piattaforma, c'è o no? Sì, assolutamente c'è, poi bisogna cliccare sulla piattaforma una volta aperta, totalmente, forse sullo schermo non riesce a farla, ma assolutamente c'è. 128,78 ancora, poco sotto i 128,77 il Bund, quindi prova a qualcuno a inserirsi un bid più basso. Vedremo se nel corso della trasmissione verrà forzato. Intanto Giovanni, intanto Angelo, quello della Tolexpo non è l'unico evento, perché poi c'è un'altra cosa alla quale tieni parecchio, il blog Economy Day. Sì, sono una cosa a cui, diciamo, sono stato quasi casualmente tirato dentro, però mi ha affascinato particolarmente l'idea di sponsorizzare questo evento, che è il primo in Italia Blog Economic Day, che si terrà il 20 novembre ad Acqui Terme in provincia di Alessandria, e penso che sia una cosa molto interessante perché raduna molte persone interessate di economia e di investimenti, ma da un punto di vista diverso da quello classico fondamentalmente, e dove c'è gente che si scambia molte più opinioni e che ha, diciamo, sono molto seguiti anche a livello, cosa che non mi immaginavo. Parliamo di 10-20.000 persone che seguono questi blog in maniera quasi quotidiana, quindi è una cosa che ritengo degna assolutamente di attenzione. È interessante anche capire come va questo tipo di assolutamente di sì, mi ha particolarmente attirato. Intanto cosa. Riepiloghiamo l'appuntamento. Ricordo l'appuntamento il 20 novembre ad Acqui Terme in provincia di Alessandria, di sabato, in una cornice splendida del Grand Hotel. Si parlerà di economia con i blogger più famosi d'Italia a livello economico, dove ci sono anche gli interventi giornalisti, trader, e noi saremo, diciamo, lo sponsor. Ecco, c'è una quota di iscrizione però per chi partecipa di 15 euro, esatto? Sì, a copertura delle spese. A copertura delle spese, questo è quello che è l'unica spesa attuale. 15 euro però, insomma, mi sembra piuttosto accessibile. Costa meno di un aperitivo a Milano. 128,76 in questo momento il Bund non oltrepassa il 128,78 in questo momento sul mercato. Parlavamo prima di macchinette, ma è vero che le macchinette si stanno vendendo anche sui BTP, Angelo? Sante. Sono nate prima forse sul mercato obbligazionario le macchinette. Eh sì, perché comunque sono derivati composti, quindi hanno una storia, sicuramente hanno più storia del mercato azionario. Colleghiamoci con Giancarlo Dall'Aglio, perché il cotone ha battuto nella notte il massimo a 140 anni. Giancarlo, mi senti? Sì, buon pomeriggio a tutti. Vai ancora, comprare cotone? Assolutamente rischioso, sì. Siamo su dei prezzi che sono, a mio parere, assolutamente rischiosi. C'è una regola che dice: quando i media iniziano a parlare bisogna iniziare a vendere. Assolutamente. Sento in questi giorni, insomma, che tante persone sono incuriosite dalle materie prime. Sì. Quindi significa che effettivamente si è su livelli molto tirati. Il cotone è l'emblema, siamo sugli stramassimi assoluti intorno a 126, quindi $1.26 sulla scadenza frontale. Gli ultimi giorni sono stati contrassegnati da diverse sessioni in limit up, ovvero sia in sospensione al rialzo, e mi sembra veramente la fine del movimento. Grazie. A livello di fondamentali abbiamo la Cina che è compratrice di cotone. Grazie Giancarlo, comunque ti potrà sentire anche te alla Tolexpo, e comunque ti strappo la promessa di tornare in Market Drive, perché secondo me di future sulle prodotti agricoli ne torneremo a parlare. Un ultimo appello di Angelo, perché
dobbiamo lanciarlo giusto con un flash, abbiamo pochissimi secondi, c'è una gara di trading sul Forex. Una gara sul trading sul Forex che abbiamo lanciato l'anno scorso con enorme successo e che riproponiamo quest'anno, e la prima, diciamo, rampa di lancio sarà per l'appunto la Trading Online Expo domani a Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. Quindi questa gara di trading sul Forex con denaro reale e virtuale, con ricchi premi. Intanto ci lasciamo con 128,78, il Bund ci ha negato il breakout dei massimi, per adesso è un doppio massimo sul mercato. L'appuntamento però con voi per quanto riguarda la finanza operativa è domani 10:10 con Trading Room. A me restano una manciata di secondi per salutare e ringraziare per essere stati con noi Angelo Ciavarella e Sante Pellegrino. Grazie a voi. Per tutti voi.